E allora, ciao ragazzi e benvenuti a tutti in questo Ama e arricchisci te stesso webinar. Oggi faremo una panoramica dei 7 livelli di Ama e arricchisci te stesso e vediamo perché questo libro cambierà per sempre la tua vita. In verità, niente e nessuno può cambiare la tua vita al di fuori di te. E questo è uno degli argomenti che tratteremo. Concluderemo la serata con un lavoro energetico che porterà tanto beneficio non solo a noi stessi, ma anche a tutto il pianeta Terra. Questa può sembrare una promessa inverosimile, ma come dimostrano le prove scientifiche che ho condiviso nel libro, il nostro aiuto energetico a Madre Terra è più concreto di quanto si possa immaginare. Addirittura, secondo alcuni, è anche più valido e concreto di un aiuto sul piano fisico. Diciamo che secondo me sono importantissimi entrambi gli aiuti, sia quello fisico che quello energetico, ma ne parleremo comunque dopo, quando vedremo il capitolo che parla di come influenziamo la realtà con i nostri pensieri, i sentimenti e le emozioni. In particolare, in quest'ora che segue, e ahimè ragazzi ve lo dico, non lo so se ce la faremo in un'ora, diciamo un'ora più, almeno un'ora più il lavoro energetico, vediamo questi livelli. Primo livello, arricchirsi con il potere della mente. Secondo livello, i pensieri sono cose. Terzo livello, il potere della mente e il potere del cuore. Quarto livello, i programmi mentali sulla ricchezza. Quinto livello, la creazione consapevole del mago. Sesto livello, la formula ricchezza vera. Settimo livello, il mistero della ricchezza vera. Dopo questi 7 livelli andiamo a integrare tutte queste nuove conoscenze con un lavoro energetico e forse anche una riprogrammazione energetica del punto zero di Anna Maria. Anzi, in realtà la riprogrammazione energetica di Anna Maria alla fine non la faremo perché faremo una cosa mai sperimentata prima. Se ci riusciamo tecnicamente, credo che ce la facciamo perché ci siamo riusciti in un'altra occasione. Se riusciamo a essere connessi contemporaneamente, faremo insieme questo lavoro energetico. Quindi uscirà una cosa con sia con la voce mia che con la voce sua e sarà una figata. Ok, quindi Anna Maria, giusto per chi non la conoscesse, è l'ideatrice del coaching energetico e delle riprogrammazioni energetiche del punto zero. E sebbene lavori con lei da 10 anni, devo dire che è ancora capace di stupirmi per la rapidità con cui cresce. Ultimamente l'ho rivista dopo 6 mesi, sono andata al suo centro che gestisce Albinea, vicino Reggio Emilia, e nonostante la conosca benissimo, mi ha sconvolto per quanto è diventata ancora più brava e potente nei lavori energetici. Non lo so se lo sapete, ma io e lei abbiamo passato parecchio tempo insieme in Sud America presso una tribù di sciamani curanderi, e nonostante fosse già avanzatissima nella gestione delle energie, ha fatto degli ulteriori passi da gigante sotto l'aspetto evolutivo, quindi veramente mi tolgo il cappello di fronte a Anna Maria. Chapeau! Prima di iniziare, voglio ringraziarvi di cuore per essere qui stasera. So che siete tutte persone impegnate, oggi potevate scegliere il lavoro, la casa, la famiglia, gli amici, e invece avete deciso di essere qui con noi stasera per lavorare su voi stessi, per guardarvi dentro, per crescere insieme. Questo significa che vi siete messi al primo posto e questo sicuramente merita tutto il mio rispetto. Il mondo è diviso in una parte di persone che subiscono la vita ed evolvono attraverso la sofferenza e il dolore, e poi ci sono persone come noi che invece scelgono di prendere in pugno le redini della propria vita e scelgono di evolvere attraverso la consapevolezza. Come vedremo poi anche nel libro, ci sono due modi con cui l'anima evolve, uno è attraverso il dolore e la sofferenza e l'altro è attraverso la consapevolezza. Quindi, congratulazioni, vi ringrazio di cuore per essere qui stasera. Bene, ci sono delle persone nuove in sala che non hanno mai fatto un webinar con noi? Manifestatevi nella chat. Oh, Clorinda, Angelo. Laura, Mary, Roberta, Teresa, Rita, Abruzzo, Rosaria, Rosario, Angelo, Giovanni, lei, un sacco di gente, va bene. Allora, ragazzi, voi che siete veterani, vogliamo dare un caloroso benvenuto a tutti quanti nuovi? Vogliamo dare un caloroso benvenuto in chat? Ehi, bravi! Salvatore, Wender, Ramone, i più rapidi. Grazie Daniela, grazie Claudio, grazie Tiziana, grazie Romina, grazie Eleonora, Liu, Gergana. Ah, ok, Gergana è il nome, infatti era un nome che
Non mi ricordavo. Ok, grazie mille, siete fantastici. Bravissimi. Ok, allora, a beneficio dei nuovi e anche degli anziani, vi ricordo una cosa importante. C'è uno studioso che si chiama Edgar Dale, il quale ha teorizzato il cono dell'apprendimento, secondo cui ricordiamo il 10% di quello che abbiamo letto, il 20% di ciò che abbiamo ascoltato, quindi in un audio webinar il 20%. Il 30% di quello che abbiamo visto, il 50% di quello che abbiamo udito e visto insieme, il 70% di quanto abbiamo detto e scritto, e addirittura il 90% di ciò che abbiamo deciso e fatto. In altre parole, il miglior modo per apprendere qualcosa è farla. Quindi, per aumentare drasticamente il livello di ritenzione delle informazioni, è necessaria la partecipazione attiva. Che cosa significa? Significa che se vi faccio una domanda, voi dovete superare la pigrizia e la timidezza e dovete rispondermi scrivendo qui in chat. Questo lo dico nel vostro interesse, non nel mio, quindi mi raccomando, se vi chiedo qualcosa, rispondetemi scrivendo in chat, ok? Chiaro per tutti? Chiaramente non mi riferisco a quelli che già hanno risposto prima, che già hanno dimostrato di non essere pigri, però comunque insomma questa avrete compreso che è una cosa molto importante. Ok, bravissimi a voi che state rispondendo adesso. Ok, grazie. Allora, sarebbe opportuno se aveste proprio in quest'ottica di prendere anche degli appunti. Quindi, se avete carta e penna, se non ve la siete già preparata, vi suggerisco di prenderla perché stasera diremo un sacco di informazioni veramente che probabilmente saranno nuove per molti di voi. Ok? Quindi, vi suggerisco di prendere carta e penna e se potete anche un bicchiere d'acqua, una candelina e un incenso. Non è indispensabile l'acqua e la candelina e l'incenso, però dopo, quando faremo il lavoro energetico, sarebbe carino se ce le aveste. Io vi darò comunque 5-10 minuti in una pausa prima di iniziare, così avrete il tempo di prenderle. Però carta e penna, se ce l'avete, prendeteli subito perché potreste averne bisogno, insomma. Se ci sono domande, usate sempre carta e penna e segnatevele perché poi alla fine faremo un momento in cui raccoglieremo tre domande. Poi dipende un po' dall'orario se rispondo stasera stesso oppure se vi faccio un video successivo in cui rispondo a tutte le domande. Spero di non fare troppo tardi. Infatti ci sto parlando abbastanza veloce perché vorrei concludere entro un'ora e mezza massimo. Se per voi sono troppo veloce mentre parlo, ditemelo che cerco di rallentare, ok? Allora, iniziamo subito con questo Ama e arricchisci te stesso webinar. Questo mio intervento, come vi dicevo, sarà di un'ora e mezzo massimo, lo speriamo. Chiaramente non riuscirò a dirvi per filo e per segno tutto ciò che ho scritto in 200 pagine di libro, però quantomeno vorrei che riceveste abbastanza informazioni da poter migliorare anche solo un pochino la vostra vita già da oggi. Dopo questa sessione, visto che vi darò delle informazioni trasformazionali, visto che faremo anche dei lavori energetici, cambierete almeno un po' la vostra percezione della realtà e visto che cambi tu e la tua percezione, piano piano tutta la tua vita inizierà a cambiare e sull'importanza del cambiare la percezione poi ci passeremo perché ci sarà un livello dedicato anche a questo. Siamo quindi tutti pronti a fare questo salto quantico nella nostra vita? Siete pronti? Siete caldi? Fantastico, pronti? Ok, anche io. Allora, possiamo iniziare. E quindi, ok, qui abbiamo già avviato, come avete visto, un sondaggio che chiede chi ha già ricevuto il libro e 48 persone hanno detto no, 33 sì e 36 hanno detto che stanno pensando di ordinarlo o meno. Quindi deduco che circa 70 persone lo hanno già ordinato e questo mi fa molto piacere. E credo che i 33 abbiano iniziato a leggerlo, spero. Leggetelo perché se iniziate a leggerlo qua non vi staccate più fino alla 200ª pagina e vi garantisco che si può leggere in molto poco tempo. Se avete qualche primo feedback da condividere mi farebbe molto piacere. Chi già l'ha iniziato a leggere, chiaramente. Comunque per me è un'emozione enorme il fatto di sapere che già il libro è stato pubblicato da pochissimi giorni e sapere che già alcuni di voi lo stanno leggendo è una cosa molto emozionante. Perfetto, Cristina ha iniziato a leggere i ringraziamenti. Infatti una delle cose che sto per dire
proprio per quelle persone che amano leggere dalla fine, che questo è un libro pensato proprio per essere letto dall'inizio alla fine, non a salti. Vabbè, allora vediamo che dicono. Ho già letto un terzo. Claudia, ma sei Claudia DQ? Sei la nostra Claudia della scuola di coaching energetico? E dacci un feedback se hai iniziato a leggere. Sabrina non compra libri. Vabbè, allora sarai contenta di seguire questo webinar. Ah, peccato che le foto di Braden non siano a colori. Sì, infatti questa era una cosa che mi ero ripromesso di fare prima di mandarlo in stampa, ma non ho avuto il tempo. Nella prossima ristampa vorrei farlo fare da Barbara, da un grafico, far riprodurre le immagini. È vero. Comunque, l'importante è che si capisca il senso. Ok, quindi vabbè, nessuno è ancora in grado di dare un feedback perché è troppo presto e lo capisco. Dove si può comprare? Vi darò i link per farlo online, peraltro già nella pagina di registrazione ci stanno tutti quanti i link. Se andate il link è troppo complesso. La pagina di ringraziamento, se qualcuno si ricorda qual è, la vuole mettere, quella che dice amarricchisci te stesso/grazie. ricchezzavera.com/amarricchisci te stesso/grazie, e lì ci stanno tutti i link per i vari siti online, oppure vai in una qualsiasi libreria e lo ordini. Va bene, però non ci dilunghiamo troppo in questa cosa, in un modo o in un altro avrai il link, non ti preoccupare, o tu che mi hai chiesto questa informazione che non ti trovo più, va bene. Iniziamo a parlare in generale del libro. Il libro è un libro sul manifesting, così come suggerisce il sottotitolo, che è Ama e arricchisci te stesso, trasforma la tua vita con la formula ricchezza vera. Quindi trasforma la tua vita, quindi come trasformare la vita. Manifesting significa creare la realtà intorno a noi e presuppone un salto di paradigma non da poco, ossia il passaggio dall'idea che i pensieri siano eterici e che la materia sia solida, ad un nuovo paradigma in cui i pensieri e le cose solide siano fatte della stessa sostanza, cosa che, come vedremo oggi nel libro, è stata già provata da diversi studi scientifici, diversi scienziati in diversi momenti del tempo. Poiché questo è un punto cruciale, poiché da questo dipende tutta la nostra capacità di creare consapevolmente, allora nel libro mi ci sono soffermato parecchio. Oltre allo studio di questi scienziati, oltre ad avere che peraltro alcuni li abbiamo intervistati anche personalmente, tipo Braden e Lipton, queste convinzioni, oltre che sugli studi di questi scienziati, io le baso anche sulla mia personale esperienza, perché negli ultimi 10 anni io e Anna Maria abbiamo fatto oltre 200 cerimonie sciamaniche di tutti i tipi in tutto il mondo: Malta, Italia, Olanda, Perù, Brasile e altri posti che insomma in questo momento mi vengono in mente, ma comunque ne abbiamo fatte proprio tante, e in certe cerimonie si possono ricevere anche delle informazioni e delle percezioni anche sulla natura della realtà. E quindi in quelle occasioni io ho ricevuto delle conferme a questi studi, di cui parleremo anche tra poco. Il libro è diviso per livelli e ogni livello può essere meglio compreso se è consolidata la consapevolezza del livello precedente. Questo lo dico per quegli amici come Cristina, che prima ci diceva che hanno iniziato a leggere il libro dalla fine. I ringraziamenti io li ho messi alla fine, so che abitualmente sono all'inizio, ma io li ho voluti alla fine. Ho scritto questo libro in soli 8 giorni mentre facevo una pratica sciamanica su indicazione di uno degli sciamani brasiliani dove siamo andati le ultime due estate. E solo quando sono arrivato all'ultimo livello ho compreso il motivo per cui ero stato chiamato a scrivere un libro che insegnasse ad andare dalla mente al cuore. Innanzitutto perché dovevo migliorare io per primo sotto questo aspetto, e poi perché questo è il più grande bisogno dell'umanità in generale in questo momento. Noi uomini siamo naturalmente esseri più razionali e portati ad essere nella mente. Le donne sono esseri naturalmente più emotivi e portati ad essere nel cuore. Devo dire che ci sono tantissime donne che però si sono perse nella loro mente, e anche tantissimi uomini che sono persone di cuore. Quindi diciamo che questo che ti ho detto prima è uno stereotipo che forse potrebbe essere anche aggiornato. La verità è che nella razza umana c'è un eccesso di mente. La mente dovrebbe essere un nostro strumento, ma ormai ha preso il sopravvento sulla nostra anima. Ora vediamo come ho fatto questa deduzione e come mai sono stato chiamato a scrivere questo libro. Ok, nel primo livello ho fatto una sorta di disamina del libro Pensa e arricchisci te stesso, il best seller internazionale di Napoleon Hill, che ha quasi un secolo di vita e oltre 30 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Il libro
Ama e arricchisci te stesso. Chiaramente il titolo l'ho preso ispirandomi al per fare un omaggio a questo Pensa e arricchisci te stesso di Napoleon Hill, perché premetto che è un libro che cambia la vita, ha cambiato anche la mia, come quella di tanti altri lettori. Ho scritto questo primo livello sia per chi ha già letto Pensa e arricchisci te stesso, in modo che potesse ripetere i concetti chiave, sia per chi non l'ha mai letto. Insomma, non è necessario averlo letto se studi il primo livello del libro. Molto in breve, comunque, Napoleon Hill è stato tra i primi nel mondo dello sviluppo personale degli Stati Uniti a parlare di pensiero che influenza la materia e come utilizzare il pensiero per produrre denaro e ricchezza. Come vi ho anticipato, questo è un punto cruciale, perché fino a che non ce lo dice qualcuno, nessuno di noi intuitivamente capisce che il mondo intorno è influenzato dai nostri pensieri e dalle nostre emozioni. È molto difficile che qualcuno lo intuisca da solo. Nel libro faccio un grande riepilogo di come ci sono arrivato. Ci ho messo tempo e sforzo. Magari avessi ricevuto un libro come Ama e arricchisci te stesso che mi riassumesse tutto in modo così rapido. Comunque, a un certo punto del mio risveglio spirituale, quando riesco a comprendere che i pensieri influenzano la realtà, comincio a chiedermi come posso attrarre più soldi nella mia vita utilizzando queste informazioni. Perché non so se conoscete la mia storia, ma insomma, all'epoca stavo vivendo un momento disastroso dal punto di vista finanziario, dopo essere nato e cresciuto in una situazione economica molto tranquilla e agiata. C'è stato intorno all'anno 2000 una catastrofe finanziaria che fece crollare il tenore di vita della famiglia. Vabbè, comunque queste sono cose che, se mi seguite, già le conoscete, o comunque le ho dette nel libro. Quindi diciamo, tutto il progetto Ricchezza Vera è nato proprio dalla mia disperazione in quei momenti, quando ho urlato dentro il mio desiderio di uscire da quella situazione. Questo messaggio è arrivato da qualche parte nell'universo che mi ha iniziato a far avere tutta una serie di coincidenze e circostanze che poi ho descritto negli ebook I primi passi verso la ricchezza vera, che trovate su ricchezzavera.com. Quindi mi ero chiesto come attrarre più soldi utilizzando queste informazioni riguardo il fatto che che il pensiero influenzasse la materia. E lì arrivò il libro di Napoleon Hill, che riassumo nel primo livello di Ama e arricchisci te stesso. Volendo fare una sintesi ancora più brutale, il sistema in sei passi per trasformare il desiderio in ricchezza, secondo Napoleon Hill, è questo. Diciamo che questo che vi sto per dire è proprio quello di Napoleon Hill, e poi dopo, più in là nel webinar, vi dico come l'ho, ho fatto un upgrade. Diciamo, tutto il libro Ama e arricchisci te stesso è un po' un upgrade a quello che dice Napoleon Hill. Quindi il sistema di Napoleon Hill è avere estrema chiarezza su ciò che vuoi e quindi stabilire una somma di denaro, quindi non so, diciamo 1 milione di euro. Determina ciò che vuoi offrire in cambio di questo denaro, quindi cosa offri tu come servizio, come prodotto. Fissa una scadenza per la realizzazione di questo denaro, quindi per esempio 1 anno, e stabilisci un progetto da mettere subito in pratica. Elabora una breve frase che includa tutti i punti precedenti, quindi la somma che vuoi, che cosa vuoi dare in cambio, la scadenza e il progetto, e leggi ogni mattina questa frase prestando attenzione ad immaginare, sentire e credere di essere già in possesso della somma. Questa è la formula di Napoleon Hill. Funziona questa formula? Sì, sicuramente funziona. Milioni di persone l'hanno già testata, sperimentata con successo, e sicuramente posso dirvi che l'applicazione di questa formula ha portato anche dei grossi frutti notevoli anche nella mia personale esperienza, perché mi aiutò ad uscire da quella crisi finanziaria di cui vi dissi, e ne uscii anche abbastanza bene, insomma. Quindi Ama e arricchisci te stesso non vuole essere una critica all'opera di Napoleon Hill, semmai è un omaggio a Pensa e arricchisci te stesso. Ma la domanda a questo punto è questa formula il modo migliore per manifestare la nostra realtà? Secondo me la mia risposta è no, non è il modo migliore. In questo senso, nelle mie intenzioni, Ama e arricchisci te stesso vuole essere, come vi dicevo, un upgrade a queste informazioni. Perché è vero che utilizzando il potere della mente si ottengono dei risultati sul piano materiale, ma essendo la mente il nostro falso potere, il problema è che poi ci viene presentato un conto. Ossia, paghiamo queste manifestazioni con la nostra energia vitale, come vedremo più avanti e come dico anche poi chiaramente nel libro. E qual è il nostro vero potere allora, se il potere della mente è il nostro falso potere? Tutto Ama e arricchisci te stesso insegna a manifestare con il vostro vero potere, ossia il cuore. Manifestare col cuore non solo non ci fa perdere energia, ma addirittura ci fa ricaricare di energia, perché per farlo ci connettiamo alla fonte infinita di energia interiore,
che noi chiamiamo la fonte di ricchezza vera. E questo comunque è un altro passaggio che vediamo più tardi. Vi ho detto che la serata è molto molto ricca.